Se sei un frontaliere o stai cercando lavoro in Svizzera, sicuramente saprai che le regole per i frontalieri sono cambiate. In questo video parleremo con Andrea Puglia del sindacato OCST, che risponderà a tutte le domande che abbiamo raccolto tra i nostri utenti. Cominciamo! Benvenuti a tutti voi che avete deciso di iscrivervi a questo webinar speciale organizzato da cambiavalute.ch. Siamo in presenza di Andrea Puglia, il direttore dell'ufficio frontalieri dell'OCST. Con noi c'è anche Filippo Cova, che è il direttore di cambiavalute.ch. Tanti di voi già lo conosceranno perché appunto utilizzano il sito cambiavalute.ch per cambiare lo stipendio, brutalmente detto, tutti i mesi. Quindi benvenuto anche a Filippo. Caro Andrea, parliamo del tema più caldo del momento che riguarda tutti i lavoratori frontalieri che tu conosci bene, appunto perché sei il direttore dell'OCST e non solo perché appunto il tuo sindacato ha anche aiutato proprio fattivamente a creare questo nuovo accordo. Raccontaci velocemente chi sei e che cosa l'OCST ha fatto appunto per questo nuovo accordo che finalmente è entrato in vigore. Finalmente o no? Adesso vedremo di capirlo. Grazie di nuovo, buonasera a tutti. Mi chiamo Andrea Puglia, svolgo appunto il ruolo di responsabile dell'ufficio frontaliero CST, che è uno dei tanti servizi che il sindacato mette a disposizione dei propri associati e di tutte quelle aziende che hanno un partenariato sociale con lo CST, quindi un contratto collettivo di lavoro o comunque rapporti simili. Cosa ha fatto CST in merito a questo nuovo accordo fiscale? Mi verrebbe da dire ha limitato fortemente i danni e va infatti fin da subito specificato. Qui faccio un po' di cronistoria di questo accordo, che nel 2015 le autorità di Italia e Svizzera avevano già negoziato una prima versione di questo nuovo accordo, che era pronta praticamente per entrare in vigore. Siamo riusciti però a metterci di mezzo per far sì che quella prima versione non entrasse in vigore. Perché Ok. quella prima versione avrebbe previsto la tassazione in Italia di tutti i frontalieri, vecchi e nuovi, senza alcun tipo di sgravio fiscale e senza alcun tipo di reinvestimento poi delle nuove risorse in prestazioni sociali per i frontalieri. Ecco, quello che noi abbiamo fatto dal 2015 al 2023 è stato poi negoziare con gli stati, sfruttando in particolare i rapporti politici sul lato italiano, per modificare quella prima versione, inserendo appunto maggiori tutele. Poi entreremo più nel dettaglio, ma intanto l'elenco brevemente: si è riusciti a creare la famosa clausola di salvaguardia per i vecchi frontalieri, quindi per far sì che gli attuali frontalieri possano continuare a beneficiare del trattamento fiscale che hanno avuto fino ad oggi, perché alla luce di quelle condizioni fiscali si sono costruiti una vita, ma anche per i nuovi frontalieri o i fuorifascia che sono e saranno tassabili in Italia, si è riusciti a inserire nella legge di ratifica una franchigia di 10.000 euro, la deducibilità di tutti i contributi pagati in Svizzera, la deducibilità degli assegni familiari e anche la creazione di una nuova indennità di disoccupazione che partirà sempre dal prossimo anno. Cos'è successo il 17 luglio 2023 e quale sarà il trattamento fiscale dei redditi da lavoro dei nuovi frontalieri e a partire da che data? Questa è proprio l'introduzione dell'argomento. Il 17 luglio del 2023 è formalmente entrato in vigore il nuovo accordo sulla tassazione dei frontalieri. Quel giorno, infatti, anche se poi gli stati ne hanno dato comunicazione con 2 giorni di ritardo, ma quel giorno gli stati si sono scambiati le famose note che servono per poter far entrare in vigore un accordo internazionale. Quindi dal 17 luglio 2023 è in vigore questo nuovo accordo. Di conseguenza, i nuovi frontalieri, cioè tutti quei frontalieri che cominceranno a lavorare dal 18 luglio 2023 in poi, sono nuovi frontalieri, pertanto essi pagheranno l'imposta alla fonte in Svizzera, come accade anche per i vecchi frontalieri, come sempre accaduto, ma dovranno poi dichiarare il reddito da lavoro in Italia per pagare l'IRPEF in Italia. Tuttavia, questo nuovo sistema di tassazione partirà il 1 gennaio 2024. Cosa significa? Se io sono un nuovo frontaliere, che ad esempio inizierà il lavoro a settembre, per le mensilità di settembre, ottobre, novembre, dicembre, avrò ancora diritto alle vecchie condizioni, purché io viva nei comuni di confine e abbia rientro giornaliero, che sono sempre le 2 condizioni comunque necessarie. Certo.
Poi però dal reddito 2024 dovrò pagare le tasse anche in Italia. Ancor più nel concreto, cosa succederà quindi dal 1 gennaio 2024? Succederà che l'azienda continuerà a emettere la propria busta paga trattenendo l'imposta alla fonte. L'anno successivo, in particolare entro il marzo del 2025, ci sarà uno scambio di dati tra le autorità fiscali di Italia e Svizzera. L'Italia poi manderà a casa del nuovo frontaliere l'ammontare di imposte da pagare. Quindi non è che uno inizierà a pagare le imposte fin da gennaio, no? Cioè le imposte 2024 verranno versate nel 2025 e così via. Certo. Specifico però che non si tratterà di una tassazione piena in Italia, perché l'Agenzia delle Entrate riceverà il dato del salario lordo svizzero, ma da questo salario scalerà tutti i contributi già pagati in Svizzera, gli assegni familiari e 10.000 euro. Sulla fetta di reddito che resta calcolerà le aliquote IRPEF, andando poi ulteriormente a scalare l'imposta alla fonte pagata in Svizzera. Per contro, chiarissimo, i vecchi frontalieri continueranno a pagare le tasse solo in Svizzera. Ricordo brevissimamente chi sono i vecchi frontalieri: sono coloro che sono stati frontalieri anche solo per un breve periodo tra il 31 dicembre 2018 e il 17 luglio 2023. Frontalieri con residenza nei comuni di confine e rientro giornaliero. Perfetto, chiarissimo. Iniziamo subito con qualche domanda specifica, proprio con delle casistiche un po' particolari che magari sono anche abbastanza rare, ma ovviamente c'è un po' di tutto nelle domande dei nostri utenti. Attuale frontaliere residente a Milano, pagherà le tasse anche in Italia? Può spostare la residenza in fascia di confine o è inutile? Prima di tornare a parlare con Andrea, ti volevo invitare a visitare il nostro sito www.cambiavalute.ch. Se sei un frontaliere o comunque necessiti di cambiare franchi svizzeri in euro e viceversa, sul nostro sito il cambio lo puoi fare online, risparmiando tantissimo rispetto ai cambi tradizionali. Ti lascio il link in descrizione per andare a provare il nostro servizio, a vedere quanto è più conveniente. Torniamo a parlare con Andrea. Allora, il frontaliere residente a Milano da sempre paga le imposte anche in Italia, paga l'IRPEF anche in Italia. Dal 2024 anche lui avrà diritto però a questa franchigia innalzata 10.000 euro e le altre tutele che ho già ricordato. Certo. Cosa succede se sposta adesso la residenza nei comuni di confine? Purtroppo è troppo tardi, perché l'accordo, ripeto, è formalmente entrato in vigore il 17 luglio e in base a come è scritto il testo dell'accordo bisognava avere entro il 17 luglio tutti quegli elementi utili per poter essere definiti a tutti gli effetti frontalieri. Certo. Fiscali. Volendo, gli stati fanno ancora in tempo ad accordarsi tra loro per estendere i termini dei vecchi frontalieri al 31 dicembre, ma non è per nulla detto che lo faranno, anzi è molto improbabile, e soprattutto se lo faranno di comune accordo. Quindi la risposta ufficiale ad oggi è che purtroppo spostarsi nei comuni di confine è troppo tardi. Okay. Lasciamo aperta una piccola porta di speranza che magari fanno qualche deroga a fine anno, nel caso ve lo comunicheremo. Altro esempio con casistica molto precisa: sono attualmente frontaliere, quindi un vecchio frontaliere, trasferisco la residenza in Svizzera 2024, riporto la residenza in Italia nel 2027 in comune di frontiera, sarò ancora vecchio frontaliere ai fini dell'imposizione del mio reddito da lavoro? Questo è un caso particolare su cui onestamente non ho una risposta certa da darvi. Okay. Per due ragioni. Il primo, perché in tutti gli incontri anche istituzionali che abbiamo fatto con le autorità non c'è mai stata data una risposta chiara, e anche perché il testo dell'accordo non è chiarissimo su questo punto. Ora, l'ora è troppo tarda per fare della giurisprudenza troppo elevata. Per farla molto semplice, nell'accordo è scritto che tu, per essere vecchio frontaliere e restare tassabile solo in Svizzera, devi avere la residenza nei comuni di confine, il rientro giornaliero, devi lavorare in Ticino, Grigioni o Vallese, e mantenere questi elementi nel tempo. Non si capisce se con mantenere questi elementi nel tempo si intende solo durante i periodi in cui tu sei fisicamente frontaliere o più in generale per tutta la durata del lavoro in Svizzera. Certo. Quindi questo è un cosiddetto caso di rigore che dovrà essere dettagliato e meglio spiegato da parte dell'autorità.
Altro caso, questo ancora più particolare. Sono svizzero, residente in Svizzera, lavoro in Svizzera. Oggi trasferisco la residenza in Italia in comune di frontiera. Quale sarà il trattamento fiscale dei miei redditi? Ecco, appunto, qui voglio, rispondendo a questa domanda, sfatare un falso mito. Il frontaliere non è l'italiano, nel senso che il frontaliere è in generale un soggetto che vive in Italia e lavora in Svizzera. Per cui esistono tantissimi frontalieri che hanno la nazionalità svizzera e che non sono italiani, ma non cambia nulla da un profilo fiscale. Certo. Quindi, se una persona che vive in Svizzera non ha mai fatto il frontaliere prima, va a vivere in Italia, mantenendo il lavoro in Svizzera, diventa un nuovo frontaliere, anche se questa persona non dovrà richiedere il permesso di lavoro perché è svizzero. Certo. Ma da un profilo fiscale è comunque un frontaliere, nella fattispecie un nuovo frontaliere, proprio perché in Perfetto. passato non lo è mai stato. I vecchi frontalieri dovranno pagare solamente le imposte alla fonte? La loro condizione, quindi in positiva, rimarrà invariata rispetto all'attuale? Continueranno a dover pagare solo l'imposta alla fonte in Svizzera. Ripeto, devono mantenere gli elementi nel tempo, quindi se a un certo punto vanno a vivere al di fuori dei comuni di confine, dovranno pagare le tasse anche in Italia. Altrimenti Certo. continueranno a pagare solo l'imposta alla fonte in Svizzera e questo anche qualora cambiassero il datore di lavoro o vivessero dei periodi di disoccupazione. L'imposta alla fonte dei vecchi frontalieri a partire dal 2024 sarà però un po' diversa dall'imposta alla fonte che abbiamo oggi, perché verrà aggiornato il cosiddetto moltiplicatore comunale, non sto a entrare nei dettagli, e può essere, questo è ancora da capire, che il Ticino vorrà sapere i redditi dell'altro coniuge, qualora ci sia in corso un matrimonio, redditi percepiti in Italia per andare ad aggiustare l'aliquota dell'imposta alla fonte, ma nel caso si tratterà di aggiustamenti piccoli. Quindi, comunque, il vecchio frontaliere di fatto manterrà le condizioni che ha oggi e non dovrà pagare le tasse anche in Italia. Ecco, e questo Andrea è una domanda che si fanno in tanti e ad oggi ancora non si è avuta una risposta veramente concreta. Il vecchio frontaliere per tutta la vita rimarrà vecchio frontaliere oppure ci sarà un momento, non lo so, mi viene in mente il rifacimento del permesso di lavoro diventa un nuovo frontaliere, una situazione di questo tipo. C'è un inghippo che fa perdere questa situazione veramente privilegiata per queste persone. No, inghippi non ce ne sono, a meno che, ripeto, uno non decida volontariamente, ad esempio, di andare a vivere al di fuori dei comuni di confine. Il senso di questa clausola di salvaguardia è questo: poiché tra il vecchio e il nuovo sistema di tassazione c'è tanta differenza, non è opportuno che gli stati vadano ad applicare il nuovo sistema a persone che sono presenti nel mercato da tempo, che magari hanno spostato apposta la famiglia nei comuni di confine, che magari hanno fatto un mutuo di 20 o 30 anni, tu vai a distruggergli l'economia familiare. È chiaramente un Certo. privilegio, ma giustificato dai famosi diritti acquisiti. Detto questo, è chiaro che l'accordo fiscale che contiene questa clausola nel tempo potrà anche essere rifatto, però tenete conto che il precedente accordo è del 74 e l'hanno rifatto nel 2020 per farlo entrare in vigore nel 2023. Quindi potenzialmente quasi tutti gli attuali frontalieri, se ragioniamo con quelle tempistiche, andranno in pensione col vecchio sistema. Però avere la sfera di cristallo è impossibile, nessuno ci può Certo, garantire che fra certo. 10 anni non vadano a rifare l'accordo. Ecco, di sicuro, cari vecchi frontalieri, Andrea Puglia, pagategli da bere perché visto che è stato uno dei negoziatori di questo accordo, gli dovete altri che un aperitivo. Quindi mi raccomando, ringraziatelo se lo trovate in giro perché vi ha fatto veramente un gran bel regalo. No, a parte gli scherzi, Andrea, Basta che complimenti. si iscrivano allo CST. No, complimenti. CST perché davvero gli interessi dei lavoratori. Complimenti davvero. Per un datore di lavoro svizzero sarà niente assumere un vecchio frontaliere o un nuovo frontaliere? Al datore di lavoro di per sé non cambierà nulla. La tassazione in Italia la pagherà il lavoratore, non la pagherà il datore di lavoro. Quindi di per sé il Certo. datore di lavoro fa la sua offerta, E non poi cambia nulla. non gli Certo. cambia niente. È chiaro
però che vogliamo il vecchio frontaliere pagando meno tasse potrà tendere ad accettare delle offerte di lavoro un po' più al ribasso rispetto al nuovo frontaliere. Qui però va detta una cosa importantissima. Gli stati, scusate il francesismo, non sono scemi. Nel creare la clausola dei vecchi frontalieri hanno analizzato chi sono i vecchi frontalieri. Oltre il 40% dei vecchi frontalieri nel giro di 8 anni circa andrà in pensione. Inoltre il mercato del lavoro cambia, per cui emergono figure professionali nuove che saranno interamente coperte da nuovi frontalieri, perché sono professioni che gli attuali frontalieri non fanno o fanno in minima parte. Quindi io Ecco, non credo al tema della concorrenza tra vecchio e nuovo. certo, giusto. E così una domanda che mi viene spontanea adesso, secondo te come cambieranno gli assetti appunto del Ticino? Sarà più conveniente o comunque le persone saranno più, invogliate magari a trasferirsi in Ticino? Avete già magari pensato a quello che potrebbe essere un cambiamento proprio a livello di società? Abbiamo fatto dei ragionamenti, poi sapere se avremo ragione o no lo dirà Certo. la realtà negli anni. A mio avviso accadrà questo. Le retribuzioni lorde di partenza in Svizzera normalmente sono ben più alte di quelle italiane, soprattutto in alcuni settori. Talvolta sono il doppio se non il triplo. E comunque il nuovo frontaliere avrà ancora un sistema fiscale privilegiato, perché ha la franchigia e tutte le altre cose. I due elementi insieme fanno sì che resterà ancora attrattivo il Ticino e resterà ancora attrattivo fare il frontaliere, ma un po' di meno. Per cui se oggi una società svizzera ci mette un attimo a trovare il professionista che vuole in tutta Italia, perché gli dice: vieni qui, ti sposti nel comune di confine, sposti la famiglia, compri casa, tanto con l'investimento lo recuperi in un attimo, questo gioco verrà un po' meno. E Certo. questo farà sì che in certi settori dove i salari sono forse ancora troppo bassi, qui esce fuori il sindacalista che c'è in me, le retribuzioni tenderanno a salire. Io credo che continuerà a essere attrattivo il Ticino, ma le aziende, soprattutto quelle che offrono salari bassi, dovranno fargli evitare un po' le offerte di lavoro per essere davvero attrattivi. Adeguarsi, Sarà anche un certo. incremento dei residenti in Svizzera, questo sicuramente, perché soprattutto chi per lavorare in Svizzera deve spostarsi, ad esempio, da Bologna, da Roma, dal sud Italia, beh, a quel punto devo già spostarmi, devo già prendermi una casa. Comunque le tasse in Italia le pagherei anche andando a vivere a Pontechiasso, a 1 metro dal confine, allora tanto vale che me ne vado a vivere in Svizzera. Pagherò la cassa malati, ma non pagherò le imposte italiane. Sarò più vicino Certo. al lavoro, se perdo il lavoro ho la disoccupazione in Svizzera e quindi secondo me ci sarà Esatto, un scattano tutti incremento. dei meccanismi nuovi che davvero, soprattutto chi vive il Ticino come noi, è davvero, cioè, sarà molto interessante vedere come si modificheranno queste dinamiche che di fatto sono rimaste invariate negli ultimi 30 anni, come dicevamo prima. Altra domanda molto specifica. Vecchio frontaliere si fa liquidare la LPP. Se dopo 5 anni rientra in Svizzera, sempre come frontaliere, sarà ancora considerato un vecchio frontaliere? Ma sì, di per sé sì, perché ripeto, i criteri per essere vecchio frontaliere non sono legati al secondo pilastro, All'LPP, sono esatto. legati ad altri criteri, appunto. Ecco, attenzione, perché sapete già meglio di me che se voi avete riscattato per qualche ragione il secondo pilastro e rientrate a lavorare in Svizzera, a meno che non l'abbiate riscattato per l'acquisto della casa, allora lì a posto, ma se l'avete acquistato, riscattato per altre ragioni, in teoria da restituire, potrebbe succedere questo. Ecco, ma non riguarda tanto il vecchio frontaliero o il Certo, nuovo, in generale il sì. sistema dell'LPP. Ecco, cambierà qualcosa dal punto di vista dei contributi sociali? No, non cambierà nulla, così come non cambierà nulla, questo è un elemento importante che farà sì che il Ticino sarà ancora attrattivo per i frontalieri, non cambierà nulla nemmeno a livello di tassazione delle pensioni. Voi sapete che per chi vive in Italia e prende delle pensioni dalla Svizzera, in parte anche grazie a noi perché è un qualcosa che si è fatto nel 2017, le pensioni svizzere sono tassate in forma fissa al 5% e questo vale per tutti, che uno sia stato un nuovo o un vecchio frontaliere. Certo. Poi tema caldissimo che dopo la pandemia è oramai sulla bocca di tutti ed è una delle grandi conquiste anche dei lavoratori un po' di tutto il mondo, smart working. Andrea, come verrà trattato? A che punto siamo della trattativa su questo tema? Allora, il tema è molto complesso e al momento molto confuso.
Io quindi vi chiedo un atto di fede, cioè di dimenticarvi tutto quello che avete letto e fidatevi di quello che vi diciamo. Non sto a spiegarvi le ragioni giuridiche del perché così, se no arrivano le 8 di sera. Oggi come oggi, giorno 25 luglio 2023, il frontaliere può fare al massimo un giorno a settimana da casa, cioè deve stare al di sotto del famoso 25% del tempo di lavoro. Perché se supera questa soglia deve pagare l'INPS. Poi non Chiaro. controllano, tutto vero, ma le aziende non vogliono rischiare, quindi massimo un Giustamente. giorno a settimana. Dopodiché, però, se tu fai quel giorno a settimana e sei un frontaliere dei comuni di confine, oggi come oggi, facendo anche solo quel giorno a settimana, dovresti pagare in Italia l'IRPEF. Quindi il frontaliere di fascia, che paga le tasse solo in Svizzera, dovrebbe spalmare quella giornata su due mezze giornate. Mentre Ok. il fuori fascia può farsi la giornata intera perché tanto le tasse le paga di già. Questa è la situazione ad oggi, 25 luglio. Ok. Cosa accadrà nei prossimi mesi? L'Italia sta studiando una norma transitoria che potrà valere fino a dicembre, vediamo però se arriverà o no questa norma transitoria, perché l'hanno promessa da tempo ma ancora non è nero su bianco, per far sì che il frontaliere possa lavorare da casa entro una certa percentuale di lavoro senza avere oneri, ma è transitoria, ancora una volta. Vorrebbero fare questa norma transitoria del 40%. Che avevano già fatto fino al 30 giugno, la vorrebbero rinnovare fino a dicembre. Ma per rendere definitiva la cosa, l'Italia dovrà fare un nuovo accordo amichevole con la Svizzera. Quindi, per andare oltre la proroga, per rendere la cosa definitiva, ci vuole un nuovo accordo a parte, non c'entra con l'accordo Certo. di cui abbiamo parlato fino adesso, un altro accordo che si chiama accordo amichevole, come ha fatto ad esempio la Svizzera con la Francia. Ok. I rumors di governo ci dicono che la Svizzera è dispostissima a trattare l'accordo amichevole, tanto più che l'ha fatto anche con la Francia, l'ha fatto con anche la Germania. Nel caso dell'Italia sta trovando delle resistenze a livello di Andrea, Bruxelles. siamo nelle tue mani, sappi che se ci fai ottenere anche lo smart working a Natale ti inondiamo di pacchi di regali, quindi mi No, raccomando. voglio dire, il sindacato, ma in fondo come è stato anche sull'accordo fiscale, il sindacato può fornire delle idee, può fare Certo. pressione, poi non ha un potere diretto, perché l'accordo sul telelavoro è un qualcosa che compete alle autorità dei due stati. Chiaro. Ti faccio l'ultima domanda che usiamo un po' come prova del 9, come test finale da parte di una delle persone che è collegata. Buongiorno, il mio permesso è scaduto ad inizio giugno 2023. Mi auguro di trovare un altro lavoro entro dicembre. Sarò considerata vecchia o nuova frontaliera? Provo a rispondere io così vediamo se ho capito. Sarà considerata una vecchia frontaliera. Perfetto. Perché Andrea ci ha spiegato che anche se uno ha lavorato per un breve periodo è comunque considerato vecchio frontaliere. Filippo, so che anche tu hai delle domande che hai raccolto nel mentre che eravamo collegati. Andrea, ti faccio una domanda abbastanza, secondo me, complicata. Una nostra cliente ci ha chiesto: ma è stata prevista o si ha intenzione di prevedere una tavola, un ufficio a cui rivolgersi per verificare il proprio status di vecchio o nuovo frontaliere? Beh, sicuramente le autorità, in questo caso ticinesi, daranno una comunicazione e quindi sì, sicuramente verrà data questa possibilità per verificare. Adesso un po' presto, perché l'accordo è appena entrato in vigore e quindi il fisco ticinese deve elaborare le nuove tabelle dell'imposta alla fonte, deve elaborare tutti i sistemi informatici di scambio di dati con l'Italia. Chiaramente a un certo punto ci diranno cosa dobbiamo fare per verificare che uno è a tutti gli effetti un vecchio frontaliere. Aggiungo anche che l'accordo esplicita nero su bianco che ci sarà anche una commissione mista, quindi commissione formata da rappresentanti delle autorità svizzere, rappresentanti delle autorità italiane, una commissione a cui il contribuente potrà fare ricorso se è convinto di essere un vecchio frontaliere. Ha le prove in mano per dimostrare di essere un vecchio frontaliere, ma per qualche ragione è stato escluso dalla lista dei vecchi frontalieri. Faccio un esempio. Io sono stato assunto per soli 2 mesi nel luglio del 2019, poi ho smesso di fare il frontaliere, non sono più rientrato in Svizzera e rientro nel 2024. E quando rientro ho ancora la residenza nei comuni di confine, quindi sarei un vecchio frontaliere. E mi dicono: no, tu sei un nuovo, perché il datore di lavoro non ti aveva annunciato. Tu non lo sapevi, ma hai lavorato in nero, succedono, da sindacalista vi dico che succedono questi casi. Ecco, allora io farò un ricorso dimostrando che però ho lavorato, che ero assolutamente in buona fede, che avevo firmato un contratto di cui ho ancora la copia, ecco che vado a dimostrare che io ho i requisiti per essere un vecchio frontaliere.
frontalieri. Certo. Grazie Andrea, ti faccio un'altra domanda che secondo me è ancora più complicata. Situazione che ho visto abbastanza diffusa. Ho firmato un contratto di lavoro, ad esempio, il 25 di maggio, ma la data di inizio è 1 agosto. Fa fede la data di inizio che c'è scritta sul contratto, oppure fa fede l'annuncio alle imposte alla fonte, oppure fa fede la data di richiesta del permesso G? Quale di questi indicatori mi permette di dire ok, sono vecchio o nuovo frontaliere? Leggendo la lettera l'accordo e stando anche a quanto informalmente comunicato dalle autorità svizzere, uno per essere vecchio frontaliere non basta che abbia firmato un contratto prima del 17 luglio 2023, ma che abbia anche cominciato a lavorare entro il 17 luglio 2023 e che quindi sia stato di conseguenza annunciato all'ufficio imposta alla fonte. Questo perché il lavoratore, quando inizia a lavorare, viene annunciato all'ufficio imposta alla fonte. Però è chiaro che è un po' discriminatoria come cosa, perché uno magari ha firmato un contratto senza sapere esattamente quando sarebbe entrato in vigore l'accordo, non ha ancora potuto iniziare a lavorare perché magari arriva appunto dall'Italia un preavviso verso la vecchia azienda e mo si ritrova sul gruppo della nuova tassazione. È profondamente ingiusto ed è il motivo per cui noi comunque, ma non solo noi, anche le associazioni padronali, di concerto abbiamo chiesto che possano essere inclusi tra i vecchi anche coloro che, pur non avendo ancora fisicamente iniziato il lavoro, avevano già firmato dei contratti prima del 17 luglio 2023. Onestamente non so ad oggi dirvi cosa accadrà però a queste persone, quindi se questa richiesta verrà accolta oppure no. In ogni caso, spattiamo il mito del permesso G. Il permesso G non c'entra niente, cioè la data di richiesta del permesso non c'entra niente. Ripeto, un frontaliere che vive in Italia, no, appunto, ed è svizzero, ce ne sono tanti, neanche lo chiede il permesso G perché non è straniero. Il permesso G serve agli stranieri per poter attraversare la dogana e venire al lavoro, punto. In nessun angolo dell'accordo troverete citato il permesso G. Chiaro. Ok, grazie. Stessa cosa vale per l'annuncio, ad esempio, alle imposte alla fonte. Non si sa ancora nulla con certezza. All'ufficio imposta alla fonte va fatto, mi pare, entro 8 giorni dall'inizio del lavoro. Però vabbè, anche se io lo annuncio in ritardo, però, come dire, evidentemente indico, no, a partire da quale data uno fisicamente ha iniziato a lavorare. Qui rientriamo nel tema appunto dell'ufficio che si occuperà di appunto tutelare queste situazioni un po' particolari, dove appunto c'è qualche magari persona che rimane incastrato proprio in questa fase transitoria, che ovviamente non può che essere così, cioè come ogni grande cambiamento c'è chi ne beneficia e c'è chi invece purtroppo ne ha dei danni. Nelle domande che ci stanno facendo in live le persone collegate c'è un po' di confusione e ci sono un po' di domande appunto sulla differenza tra il rientro giornaliero e il rientro settimanale. Come viene inquadrata questa differenza in tutta questa nuova normativa? Premetto che, a discapito di quanto tanti dicono, è una differenza che c'è sempre stata. Per cui, anche prima dell'arrivo di questo accordo, chi era frontaliere con rientro giornaliero pagava le tasse solo in Svizzera, chi aveva rientro settimanale avrebbe già dovuto, negli anni passati, pagare le tasse anche in Italia. La differenza qual è? Io sono frontaliere, se vivo in Italia, lavoro in Svizzera e ho due possibilità. O rientrare a casa tutti i giorni in linea di principio, cioè eccezione fatta per i giorni in cui sono in trasferta, in cui, che ne so, sto a dormire in hotel, no, occasionalmente. Certo. O essere un frontaliere con rientro settimanale, cioè avere un domicilio anche in Svizzera con un affitto registrato, con l'annuncio in un comune svizzero dove io stabilmente tutte le settimane mi fermo a vivere per rientrare a casa nei weekend. Questo è il frontaliere con rientro settimanale. Quando il frontaliere inizia a lavorare, compila un questionario che si chiama questionario per le imposte alla fonte, dove quei dati vengono comunicati poi dall'azienda all'ufficio imposta alla fonte e viene appunto chiesto al lavoratore: tu sarai un frontaliere con rientro giornaliero o con rientro settimanale? Se sei con rientro settimanale, dimmi dove vivi durante la settimana. Chi ha dichiarato che ha rientro giornaliero ed effettivamente ha questo rientro giornaliero in linea di principio, pagava le tasse solo in Svizzera e continuerà a pagare le tasse solo in Svizzera, purché appunto sia un vecchio frontaliere. Chi ha rientro settimanale avrebbe già dovuto pagare e pagherà le tasse anche in Italia. Non fa di nuovo trarre in inganno dal permesso G.
Su tutti i permessi G c'è scritto rientro settimanale, ma perché quella è la definizione generale di frontaliere, che appunto un soggetto che vive in Italia, lavora in Svizzera e rientra a casa almeno una volta a settimana. Almeno una volta a settimana, certo. Cioè, quindi chiarissimo. Non spaventatevi se sul permesso G c'è scritto rientro settimanale, non vuol dire nulla. Dovete vedere se avete un secondo indirizzo in Svizzera oppure no, quella di fatto è la logica. Andrea, grazie mille davvero per questa chiarificazione totale che ci hai fatto questa sera. Io vi ricordo appunto che trovate tutti i riferimenti di Andrea e dell'OCST in descrizione del video se state vedendo la registrazione. E davvero grazie mille, perché in un momento di così grande cambiamento la confusione spesso è tanta, e come abbiamo visto i casi molto particolari dove ancora non c'è della giurisprudenza sono molti, e ci hai aiutato sicuramente a fare molta molta chiarezza. Ti riporto anche i ringraziamenti di tutte le persone collegate, che sono tantissime, e quindi grazie mille. Grazie a voi, è stato un grande piacere e alla prossima occasione. Faremo una nuova puntata quando si parlerà di nuovo di smart working, per vedere se ti sei guadagnato i regali di Natale, Andrea. Sei prenotato, Andrea, mi raccomando. Grazie mille. Grazie mille a te, ciao a tutti. CST ancora. Ciao a tutti.